Ok ragazzi, adesso c'è la decisione. Prendiamo il teschio delle ombre, prima di tutto. Il tuo inventario è pieno, cioè mi fottete pure per il culo. Tra che non avevo neanche un anello equipaggiato. Perché esiti a fare un altro passo? Prendi il teschio. Ok, buttiamo via questi anelli inutili. Il teschio nostro. Adesso abbiamo due scelte da fare. Ma io prendo morire. Questa. 10 secoli la fortezza resisterà. Ok. Mura di spirito. Ho deciso mura di fuoco. Tenere il teschio e utilizzarlo per i miei scopi. E il capo chinerà dinanzi al figlio del Signore Oscuro. Modo. Non senti il volume. Un secolo di sangue e guerra. Misteriosamente oscura la luna diverrà. Il luogo del riposo al fin verrà trovato. Del settimo che così alto aveva volato. Che poesia. Saret, Sana, vi strapperò la pelle e l'anima per questo. Ma vaffanculo, pezzo di stronzo. Corri, amore mio. Andiamocene da qui. Chi è questa? Il mio demone. Non seguirò le tue orme, padre. Farò la mia strada. Il demone che parla. E userò il teschio per farlo. Tradisci il tuo sangue, ma me la pagherete tutti e due. Ricorda, sono vecchio e paziente. Un giorno sarò libero. Ti insegnerò il vero significato della parola agonia. Tra brama e paura dovrà decidere. L'incatenato è rimasto solo. Il potere della reliquia ancora inutilizzato. E il destino di Ashan è ancora sconosciuto. Chi è Ashan? È la regione. Ok ragazzi, abbiamo finito il gioco. Davvero? Sì. Infatti adesso potete vedere i titoli di coda. Ho finito il gioco dopo da maggio che l'ho iniziato. E non sei morto? Non sono morto alla fine. Da conoscere lui che non sono mai morto, notate ragazzi. A parte lì delle fiamme. Sei morto? Sì, una volta sì. Quando? Quando c'erano le fiamme che mi hanno bruciato. Non me l'hai detto? No. Che mi ero morto. Ok ragazzi, abbiamo finito il gioco. Ma come sapete io non vi faccio finire così il gioco senza farvi godere tutti i finali del gioco. Quindi vi farò vedere anche succede se prendiamo il teschio e lo buttiamo a fare in culo e se lo ridiamo a nostro padre. Purtroppo i finali buoni con cui la ragazza, che sapete voi chi è, sopravvive e noi ci liberiamo del demone. Chi è la ragazza? Lascia stare Luca. Quindi non posso farvi vedere perché devo rifarmi tutto quanto il gioco e quindi francamente non c'ho palle. Quindi faccio vedere i finali con cui io e Leanna facciamo cagate. No, io non scopo con il mio demone personale, mi dispiace. Non potete vedere scene porno. Così la vita. Boh, mentre voi continuate a vedere i titoli di coda inutili, Luca dirà qualcosa mentre bevo un sorso d'acqua. LOL. Intento. Ho detto qualcosa. Ok, dicevamo. Potete continuare a vedere tutti quanti quelli che hanno fatto il gioco. Tu l'hai fatto il gioco? L'ho finito. Però non l'hai fatto. Esatto. Allora sei sfigato. Però io non sono morto. E ciò mi sta veramente stufa. Notare che il boss finale è uno dei boss più stupidi del gioco. Fare un gioco senza morire, dai. Notare che è un gioco della Valve. Cioè, non lo sapevo, ho scritto Valve Software. Non sapevo che... No, non è un gioco della Valve. Vediamo se qualcuno corregge l'ignoranza di Andre. No, che cazzo di... Sarà mica che la Valve Software sarebbe il sistema che usano loro. Ah, giusto. Giusto. Epic fail. No, infatti. Ok, adesso la modalità multiplayer che è la più inutile. Ho detto la davvero. Più inutile. Sì, l'hai detto. Il multiplayer di questo gioco è abbastanza inutile, almeno secondo me. Non l'ho mai giocato, praticamente. Dai, cos'altro dire di questo gioco? Io spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto commentate, iscrivetevi e consigliatemi qualche nuovo let's play da iniziare. Basta che muori. E in quei nuovi let's play morirò un bel po' di volte. Però mi serve che mi consigliate qualcosa, altrimenti non può morire. Tipo, chiediamo a Luke, che gioco mi consigli? Snake per il Nokia. Dai, serio. Allora, ragazzi, consigliate, suggerite.
diciamo, non sa neanche lui, diciamo che Borderland. Ecco, il nostro consiglio di Luke era Borderland. Se volete altri consigli da fare, tipo Skyrim, Serium Sam 3, non li terrà in considerazione. Non è vero, non è vero. Poi non c'è neanche voglia di fare Borderland. A meno che gli iscritti non vogliono vedere Borderland, allora cambierò idea. Ok, allora volete vedere Borderland, così mi scarico Borderland e gioco con Andrea e facciamo la cooperativa. Quindi decidete voi. Vi ho visto che però se decidete di fare Borderland, in ogni singola parte vi dovete assorbire lo stronzo Snake e l'inutile Luke. In ogni singola parte. Siete in grado di sopravvivere a ciò? E Luke crasha, oppure si mutizza. Non lo so. No, è crashato. Vabbè ragazzi, che io ti ricordo non mi interessano, quindi io torno al menu e nella prossima parte farò vedere gli ultimi due finali del gioco. Quindi vi saluto. Ciao ciao ciao.